Per il crollo del solaio al convento di Ciaccherino la sera del 13 gennaio, durante una festa di matrimonio, la procura di Pistoia ha aperto un fascicolo dove ipotizza i reati di lesioni colpose e di disastro colposo. Nei prossimi giorni saranno effettuati accertamenti tecnici che potrebbero essere fatti nella forma dell'accertamento con il pubblico ministero o per incidente probatorio. Nel crollo ci sono stati decine di feriti, anche gravi, secondo quanto appreso. La documentazione tecnica relativa all'immobile sarebbe già stata acquisita dagli inquirenti, acquisite però anche le fotografie scattate nella struttura durante il ricevimento. Si continuano a raccogliere le testimonianze. Le indagini sono svolte dai carabinieri di Pistoia e, per quanto di competenza, anche dai militari del Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale. L'immobile è stato posto sotto sequestro subito dopo l'evento. Sul fronte sanitario, secondo quanto appreso, i tre feriti considerati più critici, ma non in pericolo di vita, sono ricoverati in terapia intensiva con prognosi riservata, due all'ospedale fiorentino di Careggi e uno a Lucca. Complessivamente al momento sono circa 20 i feriti ancora ricoverati, alcuni dei quali verranno dimessi in serata. L'ex convento di Ciaccherino risale ai primi anni del 400 e fino ad una ventina di anni fa ha ospitato una comunità di frati francescani. Dal 2005 è stato ceduto all'attuale proprietà, la società Rinascimento SRL, che fa capo alle famiglie Tonti e Fabbrini, che lo ha restaurato e destinato a location per eventi e cerimonie. È stato un tragico e imprevedibile evento, dichiarano in una nota le famiglie Tonti e Fabbrini. Desideriamo essere vicini ai due sposi e alle famiglie coinvolte in questa tragedia che ha scosso tutti noi e il personale che lavora nella struttura. Siamo a completa disposizione della magistratura e delle autorità affinché sia fatta chiarezza.